Cari amici, bentornati su un altro blog del Comico K3. Oggi andiamo a vedere un filmattino tratto da Cellulare Magazine, che ormai il comico non segue più, ovvero cioè, lo segue o non lo segue perché sono incredibili, cioè, a parte che sono di parte, cioè, nettamente su Android e va bene, però fanno questi confronti tra i dispositivi Apple, i dispositivi di Samsung, quindi Android, che fanno veramente morire. Alla fine dicono vincono alla pari. Niente, allora andiamo a sentire e vai. Scusate, andiamo a sentire questo video, andiamo a vedere, vediamo questo video. Un saluto a tutti gli amici di Cellulare. Ciao, io sono Conte. Oggi siamo in compagnia di due dei tablet più avanzati, attualmente in commercio, il Samsung Galaxy Tab 10.1 e l'iPad 2. Sì. Siamo in compagnia di Luca. Beh, come possiamo notare già i colori, cioè qua, colori tutti accesi, qua hanno scelto un display, una foto morta. Abbiamo una recensione pubblicata sul nostro canale. Ah, cazzo, andiamo a vedere. Brevemente qualche caratteristica tecnica. Andiamo tutti a vedere. Processore dual core, schermo da 10.1 pollici con risoluzione di 1280x800 e caratteristica tra le più sponsorizzate, lo spessore di soli 8,6 mm e il peso di 565 grammi. L'iPad 2 di Apple risponde con lo spessore leggermente più corposo di 8,8 mm. Va bene, la risata vi ho detto tutto. Del Samsung, nel senso che ha sul retro la cover in alluminio satinato, comandi... Ah, stanno dicendo che anche il Samsung Galaxy ha la cover. Il satinato, perché non ha detto che il plasticone, il Samsung Galaxy, il tab, qua sto cazzo di tab del Galaxy. Nel sistema operativo. Bene. Accensione. Il Galaxy Tab è molto più sottile. Proprio quei millimetri fa la differenza. Il tutto arricchito dal display da 7,7 pollici. Che è lo stesso identico dell'iPad prima generazione, quindi non ci sono state variazioni dal punto di vista del pannello scelto da Apple. Quindi già le prime differenze riguardano il display, 9,7 contro 10.1, cambia anche il formato che per il Galaxy Tab è in 16 decimi, andiamo nello specifico perché flash LED. Per esempio, andiamo più avanti, Sì, certo, per perché quanto tutti riguarda il video con Tab, quindi Android 3.1 in generale, abbiamo a disposizione la video chat di Google Talk. Cazzo! Chi è che non vuole la video chat? Connettività Wi-Fi e 3G, quindi queste sono le versioni complete. Galaxy Tab ha una memoria a bordo di 16 GB nella nostra versione, presenta anche una versione con 32. Questa versione invece dà da 32 GB ed è solo Wi-Fi. Sottolineiamo che il prezzo del Vodafone, del Samsung, è di 599 euro, 16 giga 3G. È lo stesso prezzo che viene venduto l'iPad 2, 16 giga 3G, quindi 599 euro. In particolare questa versione 32 giga solo Wi-Fi, che costa comunque 599 euro. Non è vero, non costa 599 euro, ma costa 579 euro. Caro amico, informati prima di dire stronzate, il comico lo sa, anzi vogliamo andare a vedere insieme, andiamo ragazzi, andiamo a vedere insieme perché... Allora andiamo, vediamo, ha detto che il suo, ecco, 32 giga 579, c'ho ragione io, 1-0 per il comico, tutto caso. Andiamo avanti. Vogliamo mostrarvi un po' le differenze di interfaccia. Questa è una beta, qua sulla beta 2 dell'iPad. Ad esempio, muovere Samsung G33.1 con sopra un layer chiamato l'interfaccia TouchWiz, sviluppata appositamente dal produttore. Abbiamo quindi queste transazioni grafiche in tre dimensioni. Cazzo. Unite ai widget, ma anche a delle piccole modifiche che Samsung ha portato all'interfaccia di Android. Cazzo, no, guardate, è identico all'iPad. È incredibile, l'hanno copiato anche la dashboard sotto. Rispetto alle tutto altre applicazioni, noi possiamo utilizzare il widget allo stesso momento. Comunque, a me non mi sembra così fluido questo altre applicazioni, come ad esempio
un'applicazione di news e quant'altro. Quindi un uso ancora più estremo del multitasking. Cazzo, di estremo, andiamo avanti, cara. Uguale, quindi con uguale, sì. Andiamo a prendere i pezzi più salienti. Avviene prendendo due volte, sempre iCloud, pensare senza bisogno del computer. Nel momento sono un'applicazione, per esempio, fare il tweet di un'immagine. E precisazioni riguardo il sistema operativo 3.1 di Android, presenti in home page. Cazzo, si può allargare il widget, terme come USB mouse o anche controller per ad esempio l'Xbox, quindi un utilizzo. Cazzo, attacchiamo il controller per l'Xbox attraverso il blocco di 10.1 pollici, ma la versione 3.0 è scrollabile, quindi ci mostra tutte le applicazioni recenti in memoria. Per quanto riguarda questa compartita, voglio mostrarvi anche la riproduzione dei video. Vediamo la riproduzione dei video. Viene attraverso il player default. Perché c'è il formati come l'iPad non ha il player default in maniera nativa, ma anche attraverso un player di terze parti che vi mostreremo dopo. Per quanto riguarda l'interfacciabilità del Pad 2 con il mondo esterno, allora, innanzitutto, in attesa che il cloud diventi definitivo, bisogna comunque passare dei iTunes. Ecco. E quindi, per esempio, video, bisogna accontentarsi dei formati supportati dei iTunes, oppure scaricare, come ho fatto io per esempio, un applicativo di terze parti che CDX Player legge qualunque tipo di formato, e anche abbastanza facile. Perché muori, no? A scaricare il CDX Player. L'iPad Pro può essere interfacciato con le tastiere via Bluetooth. Certo, ben chiaro. Andiamo a vedere il video. Collegati camera. Andiamo. Guardate come... è incredibile, guardate come... Aspettate. Come va a scatti! Guardate come va a scatti! I video vengono riprodotti senza bisogno di alcuna ricompressione. Quello che possiamo notare è una maggiore fluidità per quanto riguarda la riproduzione di iPad 2, merito anche forse del programma di terze parti che Ho capito, adesso mi stanno dicendo che il video dell'iPad 2 è merito delle terze parti, che fluido, non perché guardate come va a scatti, i video sono disponibili direttamente dall'app. Io sono il comico senza parole, il comico senza parole, cioè guardate come va a scatti, perché altrimenti si è vincolato dicevo prima. Perché scusate, ma siamo vincolati, no? Perché è tanto difficile fare così. Scusate, vi faccio una vi faccio vedere una cosa che non so se lo sapete. Vabbè, andiamo su un DivX. Allora, foto, scusate, film. Ok, film. Andiamo a prendere un DivX, questo qua. Facciamo questo qua. Si apre con Quit Player, fate così, iTunes, selezionate la dimensione, condividi, lui praticamente ve lo esporta direttamente in iTunes e potete metterlo sull'iPad. Devo dire che è molto difficile, sì, certo, questa cosa qua non mi fa dormire stanotte, sì. Devo dire che comunque legge veramente bene i video questo. Eccezionale. Guardate come è lento. Acquistiamo. Quindi questo era il player default. Sì. Stessa cosa viene per nuovo player, un player di terze parti che abbiamo scaricato. Sì, che va più scattoso. Va ancora più scattoso. Che il player di terze parti va ancora più scattoso. Il player di default del Samsung Galaxy Tab. Problemi nella ricostruzione. No. Scusate, ma è incredibile. Cioè, veramente. Entrambe le applicazioni che, per dire la verità, sono molto simili. Sono simili! In questo caso. Hanno copiato dalla capo a piede, incredibile l'email! Ragazzi, l'email, guardate, identica! Aprendo una mail, identica! Cioè, fa impressione, veramente! Sinistra, no, Samsung è una roba molto simile, cambia. La tastiera è identica! Questa è la tastiera che utilizza Android 3.1. È identica! Anche la tastiera hanno copiato! Quella di Samsung. Identica anche, guardate, identica! No, roba da matti. Si assomigliano! Ragazzi. Anche decidita, per esempio, per digitare con le mani quando si trova in mano. Qua sta facendo vedere la beta 2,
iOS, via iOS 5, perché qua ricordiamo che muta iOS 5, beta 2, è una beta che sta usando, perché logicamente loro no, devono prendere la beta, no, fanno un confronto logicamente, perché la beta per farlo vedere, invece l'iPad 2 gli dà la merda, questo biroccio qua del Samsung Galaxy. Che viene caricato. Sì. Entrambi i dispositivi, ecco. Su Android ad esempio abbiamo la possibilità di utilizzare Flash Player. Ah, quindi cazzo, è vero, il Flash Player, se non il Flash Player non posso navigare. Diciamo è in grado di mostrare qualsiasi contenuto presente in sì. rete. Tipo facciamo una prova, sì, dai. Abbiamo fatto l'esperimento con Skype G24 per guardare la diretta, sì? Ovviamente la diretta su iPad 2 in assenza di Flash da errore, mi sorry. Sì. Non è un caso che dall'application store si possa scaricare l'applicazione Infatti. Di Skype G24 senza aver passato al browser. Vediamo in diretta, voglio vedere, scusate, potete ragazzi. Su Samsung, in diretta, sì. Su Android, sì, abbiamo il supporto a Flash Player che è installabile dal market, sì. E quindi possiamo visualizzare la nostra diretta direttamente dalla pagina principale di Sky TG24. Cazzo, come fluido! Cioè, allora scusate ragazzi. Terze parti. La navigazione. Cioè, io devo vedere una cosa così perché è diretta perché ha Flash Player. Piuttosto non voglio Flash Player. No, cari amici, piuttosto non prendo Flash Player. Se devo vedere una cosa così a scattosa in diretta, non prendo Flash Player. Avere l'applicazione di Sky TG24 così, ma che almeno live, vediamo live, si vede fluido. Almeno lo vedo fluido. Vediamo, confrontiamo. Trattamento del testo su entrambi, diciamo che... Scusate. Guardate come si vede scattoso, guardate come si vede fluido qua sull'iPad. Trattamento del testo su entrambi. Cioè ragazzi, veramente, diciamo cioè vaffanculo a Flash Player. Vaffanculo, se mi devo vedere a scatto. Guardate come va a scatti! Mi sono fatto applicazioni, Beh, l'App Store non c'è paragone, cioè vince l'App Store su tutti i fronti, giochi molto più belli, c'è di tutto, per cui qua non mi soffermo. Andiamo a sentire il commento finale, scusate ma tagliamo. Come una periferica esterna per inserire file sulla... Guardiamo i prezzi che è giga, no? 599 euro, questa versione da 32 giga, oppure 32 giga costa 579, te l'ho già detto prima. Chi è che vince questo confronto? Sentiamo, chi vince? Ah, difficile dirlo, cioè ci vuole anche difficile dirlo. Ci sono alcuni aspetti su cui prevale il Samsung. Ma dove? 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 Che vedi i film a scatti? Dove? Dove? Che vedo il siti lì tutto scattoso lì col Flash Player? Dove vince? La fluidità dell'iPad dove? Sicuramente. Anche se è la beta di iOS 5 è più fluido. E tutti i produttori di tablet dovranno lavorare per portare agli stessi livelli, allo stesso livello di qualità. Non mancano budget di maturazione per entrambe le piattaforme. Ma cosa sta... No, basta. Dopo questa, cari amici, chiudiamo qua questi due. Anzi, ditemi voi cosa ne pensate. Cosa ne pensate? Io vi saluto. Alla prossima, miau. Saluto a tutti quelli che mi vedono, mi scrivono. Ciao K3, ciao amici, ciao a tutti. E al prossimo blog del comico K3.